Allora, buongiorno, siete collegati con l'iniziativa 150 anni di immigrazioni a Roma, Corviale e dintorni. Diamo subito la parola per cominciare ad Antonio Perini, responsabile della Biblioteca Renato Nicolini. Antonio, buongiorno per un saluto iniziale. Buongiorno, buongiorno Michele, buongiorno a tutti e un saluto e un ringraziamento a voi tutti e agli studenti che sono in linea, a tutti voi, insomma, che avete permesso la riuscita di questo appuntamento, secondo appuntamento di un progetto che vede appunto i 150 anni dell'immigrazione e niente, restituisco la parola a Michele che vi introdurrà definendo appunto nelle parti importanti questo secondo appuntamento sulle migrazioni di Corviale e dintorni. Grazie Michele e grazie a voi tutti. Grazie Antonio, buongiorno nuovamente. Siamo dentro il secondo appuntamento territoriale di un ciclo che è iniziato il 6 novembre del 2020, un ciclo organizzato da Biblioteche di Roma, Roma Multietnica e l'Istituto di Studi sul Mediterraneo del CNR. Il progetto di ricerca intende ripercorrere la lunga storia della Roma contemporanea, dalla proclamazione della capitale nel 1871 fino ai giorni nostri, attraverso le numerose, stratificate, diverse immigrazioni che hanno segnato lo sviluppo del territorio e l'incremento demografico di questa città. Ci siamo trovati il 6 novembre con un convegno che ha affrontato per tutta la città di Roma il blocco temporale che va dal 1871 alla Seconda Guerra Mondiale, il 1945, e già dalla settimana scorsa, con l'incontro del 4 dicembre, abbiamo iniziato, grazie alla collaborazione con le biblioteche capitoline che stanno nei vari quartieri della città, abbiamo iniziato a concentrarci su una specifica zona. Il 4 dicembre ci siamo dedicati alla zona del Pigneto, occupandoci anche del Prenestino e di Torpignattara, e abbiamo iniziato a in qualche modo disegnare uno sviluppo dell'immigrazione che parte dalla profondità del fenomeno nei quartieri della capitale e nella sua stratificazione storica, occupandoci sia delle migrazioni più lontane nel tempo, sia di quelle più vicine, sia delle migrazioni interne, sia delle migrazioni internazionali. Oggi, dalla zona est della città, che ha caratterizzato l'incontro di venerdì scorso, ci spostiamo nella zona ovest della capitale. Ci spostiamo prevalentemente lungo la via Portuense. La Biblioteca Renato Nicolini, che virtualmente ci ospita nell'incontro di oggi, è collocata proprio nei pressi della zona di Corviale Nuovo, che dà il nome a questo nuovo insediamento nato alla fine degli anni 70, che è un pezzo della storia di questo territorio. Ci occuperemo quindi di Corviale, ma ci occuperemo anche di altre zone che sorgono sulla via Portuense, ci occuperemo del Trullo, ci occuperemo di Magliana e cercheremo in questa mattinata di ripercorrere il modo con cui le diverse popolazioni hanno negli ultimi 150 anni abitato questo territorio, quindi i fenomeni di urbanizzazione legati alle varie stagioni migratorie, le varie tipologie di persone che hanno vissuto questa zona di Roma e questi quartieri e l'andirivieni continuo di genti diverse che ne fanno sicuramente un caso di studio e anche di approfondimento rispetto all'attualità molto ricco di spunti, proprio grazie a questo intreccio, che è un po' il motivo che ci ha spinto come ricercatori del CNR, insieme a Roma Multietnica e a Biblioteca di Roma, a abbracciare in un'unica lettura fenomeni migratori del passato e del presente,
diversi tra loro, ma insediatisi nei medesimi spazi urbani. L'incontro di oggi vede il coinvolgimento di Antonello Anappo, di Aldo Feroce, di Giulia Zitali Conti, di Ugo Sestieri e di Amal Abdel Shafi e Mariam Alakram. Grazie a loro riusciremo a coprire un periodo di tempo molto, molto lungo, e quindi direi che entriamo subito nel vivo. Ringraziamo le tante persone che già ci stanno ascoltando, che si sono messe in collegamento sui profili Facebook in cui si svolge questa diretta. Biblioteche di Roma, Roma Multietnica e la Biblioteca Renato Nicolini, ma anche le varie pagine che si collegano, come quella del CNR ISMED. Ricordiamo al pubblico che può interagire con i relatori attraverso lo strumento dei commenti su Facebook. Si possono fare domande che verranno rivolte in tempo reale alle persone che interverranno. Vi ricordiamo che questo ciclo, quando sarà possibile, si trasformerà in un ciclo di appuntamenti in presenza. Andremo fisicamente dentro le biblioteche dei vari quartieri di Roma per raccontare, analizzare, ricostruire i vari processi migratori avvenuti appunto nei 150 anni di Roma Capitale. Per adesso stiamo dentro questa piattaforma informatica che ci permette comunque di comunicare, quindi siete naturalmente invitate e invitati anche a interagire e eventualmente a porre domande. Sappiamo che ci sono anche diversi studenti e studentesse collegati del liceo Montale, proprio della zona coinvolta, anche del liceo Kennedy, e quindi insomma siamo contenti anche di questo coinvolgimento. Iniziamo questo appuntamento con l'intervento di Antonello Anappo. Antonello Anappo, buongiorno. Antonello, salve. Antonello è stato direttore di Arvalia News, il giornale del municipio portuense. È stato per 9 anni incaricato alla storia e alla memoria del territorio portuense, ha diretto l'archivio storico portuense e ha messo in piedi un portale che si chiama Arvalia Storia, a cui rimandiamo, insomma, per molti materiali e molte informazioni per approfondire proprio la vicenda storica di questo territorio. Il portale, tra l'altro, è stato riconosciuto dall'UNESCO come archivio digitale dell'umanità. E ad Antonello Anappo abbiamo chiesto un intervento di ricostruzione complessiva dei fenomeni migratori che hanno riguardato prevalentemente la zona del Trullo, e quindi diamo subito a lui la parola. Buongiorno Antonello. Intanto buongiorno agli studenti dei licei che sono collegati e alle istituzioni che hanno reso possibile questo incontro in streaming. Molto semplicemente vi parlerò del Trullo e spero di farvi conoscere un Trullo sorprendente, che in una vita tutto sommato relativamente breve ha conosciuto molti flussi migratori. E allora chiederei subito alla regia di mandare le slide, le vediamo insieme e raccontiamo questo nostro quartiere Trullo. Ne ho contate 6-7 di ondate. Cominciamo dalla più antica e più lontana da noi, un mondo rurale fatto di due cicli stagionali: quello della bella stagione, che è la stagione dell'aratura, della vigna, degli orti sui crinali, e poi la stagione in cui la terra si riposa, quella dell'inverno. Bene, ci sono due comunità diverse che lavorano 6 mesi l'anno ciascuna al Trullo e non si incontrano mai. I marchiciani dalla Marca di Fermo, che vengono a fare la stagione dalla semina fino alla vendemmia, e poi quando la terra riposa, dall'Aquilano vengono gli abruzzesi, vengono con appresso le loro mandrie transumanti, non solo di pecore, ma anche capre e vacche. Ecco, sono due mondi che si alternano a ritmo di 6 mesi l'uno con l'altro, senza mai incontrarsi. C'è una data in cui però questi mondi si incontrano, ed è facile: 1901. È l'anno in cui nuove leggi sanitarie dicono stop, le greggi non entrano più in città. Da quel momento il ponte della Magliana, che era una semplice passerella di ferro, diventa un checkpoint. Oltre quello non si va. Avete presente le incisioni del Pinelli con le pecore che pascolano per Roma? Dal 1901 non succede più. E le mandrie si fermano
proprio lì alla Magliana, dove oggi c'è Viale Isacco Newton, nel fosso di Papa Leone. Ci sono delle foto bellissime dell'archivio Primoli che documentano un villaggio primordiale fatto di capanne completamente smontabili. Ancora a ridosso della stazione Magliana si cominciano a fare prime case in muratura e ancora su in collina, su via Fulda, quello splendido scorcio che affaccia su via Fogalasino, si fanno 25 piccole case in muratura e la famiglia locale sono i Pino Lecce che sperimentano una nuova forma d'agricoltura, la mezzadria. Ogni famiglia ha per sé un ettaro di terra e poi lavora sulla terra padronale percependo metà dei frutti. Ecco, questo mondo ancestrale, vi dicevamo, ha anche una data di passaggio, che è il 1911, quando arriva la fabbrica qui al Trullo. È la Maccaferri, dove oggi si trova il Genio, la Danesi Caffè. Lì, ecco, è il momento in cui queste due comunità di contadini, marchigiani e abruzzesi, diventano operai. Si faceva qualcosa di bellissimo alla Maccaferri, si facevano i cancelli componibili. Avete presente IKEA? Beh, noi l'abbiamo inventato un secolo fa. Lì c'era la stazioncina ferroviaria che portava, si comprava da catalogo, si ordinava, poi dalla stazioncina raggiungeva Italia e colonie. E tutte queste meraviglie, i cancelli componibili Magliana, arrivavano fino alla lontana Libia. Ecco, quando arriva la Grande Guerra, tutta questa produzione si converte e diventa filo spinato per le trincee del Carso. C'è la necessità di fare tanto, tanto lavoro pesante in fonderia, tanto che la manodopera locale non basta. Purtroppo l'occasione per trovare nuova manodopera ce la dà il terremoto di Avezzano, quando tanti paesi spallati dell'Abruzzo, pensate, ci furono 30.000 vittime, gennaio 1915, vennero accolte dalla nostra comunità, diventando operai in fonderia. Si fonda qua vicino la Borgata Petrelli, che nasce proprio da un nucleo di pastori di Rendinara che vengono ad abitare qua. Io sono onorato di dire che ci sono nato a Borgata Petrelli e lo rivendico con grande orgoglio. Si progetta addirittura una città giardino sulla collina di via Fulda. Il progettista è De Renzi, lo stesso della Garbatella, ma le esigenze erano ben diverse, si andava verso un orizzonte di guerra. Il Trullo doveva essere costruito in fretta e con altre maniere. Perché c'era esigenza di costruire in fretta? C'erano due, almeno tre buoni motivi per costruire al Trullo. Prima di tutto Roma cambiava in quello scorcio di anni 30, si cominciava a sfollare la gente dal centro storico e a sanificare alcune aree. Pensiamo all'area dietro i Fori, pensiamo all'area di via della Conciliazione, dove la gente veniva mandata via, espulsa. E ancora c'erano i borghetti dove abitavano gli invisibili, parliamo dell'estrema periferia di allora, erano impresentabili per il regime, occorreva allontanarli ancora di più e trovare un nuovo posto. Se ne occupa l'IFAC, l'Istituto Fascista Autonomo, Case Popolari, che nel giro di 8 mesi tira giù la borgata del Trullo. Ma nel frattempo era sopraggiunta una nuova e diversa emergenza, quella degli immigrati italiani all'estero che non si erano naturalizzati prendendo la nazionalità del paese ospitante. La Francia, ad esempio, molti italiani laboriosi erano andati in Francia a cercare fortuna, si era arrivati già alla seconda generazione. Ecco, cosa fare di questi italiani? Pensate al dramma della guerra, in cui se un italiano si era naturalizzato prendendo la nazionalità del paese ospitante, era chiamato alle armi e doveva combattere sulle Alpi contro i fratelli italiani. Se invece non si era naturalizzato, rischiava l'internamento. Era una situazione ben difficile, occorreva far arrivare in fretta tutti questi immigrati italiani in Francia e dargli un tetto. Ecco che si passa dalle case popolari alle case popolarissime, fatte addirittura in 8 mesi. E questa situazione non c'era soltanto in Francia, c'era anche nelle colonie francesi. Parliamo ad esempio dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia. Occorreva trovargli una casa, tutti qui al Trullo. C'erano italiani anche in Egitto e poi c'era la situazione della Libia. Si sapeva che gli inglesi avrebbero potuto attaccarla alla Libia, molti vennero fatti rientrare prima. Lo stesso avveniva nell'isola di Rodi, nel Dodecaneso italiano, la nostra colonia, e anche nella città di Salonicco. Ecco, tutte queste comunità composite vennero alloggiate tutte insieme nel nostro Trullo. Al Trullo nel 1940-41-42 si parlava francese e arabo, pensate, che cosa strana.
Nel 1939-40 arrivarono migliaia di famiglie a Roma, rimpatriate dalla Francia e dalle colonie francesi, dall'Algeria, la Tunisia, il Marocco, questi paesi del Nord Africa, perché Mussolini aveva dichiarato la guerra alla Francia e furono costruite in 448 le case popolari del Trullo e le prime case popolari furono assegnate a questi italiani che erano stati costretti dalla guerra a rientrare. Facciamo proprio una conta: marchigiani, abruzzesi, sfollati del centro storico, sfollati dei borghetti, francesi di lingua francese, quindi gente dal Nord Africa di lingua araba e gente dalla Grecia di lingua greca. In questa comunità esplosiva in cui tra l'altro manca tutto, non manca per fortuna la solidarietà. Cosa succede in questo scorcio di guerra? Succede che seppure le parrocchie rimangono separate, perché i francesi si fanno la parrocchia nello scantinato, proprio qui al Trullo, mentre invece i contadini rimangono più vicini alla parrocchietta, quella che oggi è la chiesa del Casaletto, gli abruzzesi rimangono vicini alla chiesa di Magliana, eppure le scuole, sono scuole di fortuna organizzate negli scantinati, anche quelle, sono scuole comuni, si cominciano a fare matrimoni misti, queste comunità si fondono e si cementano, sono cementate dal fatto, da almeno un paio di fattori. Il primo è che Roma era lontana. Questi erano figli della nostra città, abbandonati. Roma era così lontana che si diceva andare a Roma. C'era proprio un senso di separazione fisica, sociale, persino economica dalla nostra città. E poi c'era il fatto che quando manca tutto è più facile condividerlo. È forse in questa fase che va dagli anni più duri della guerra agli anni 60 che si cementa la nostra comunità. E anche l'autobus e la gente a piedi partiva per andare a lavorare. E con poco cibo, perché tutto era razionato. Andavamo a fare dei furtarelli della frutta, perché in queste belle colline c'erano alberi di frutta, e allora facevamo delle pettate, le chiamavamo noi, no? Facevamo la maglietta, riempivamo di prugne o di albicocche, la camicetta, così faceva un grosso. Un pancione di oro si portava a casa. A un certo punto però la guerra finisce e c'è una nuova occasione di rilancio. C'è una fabbrica magnifica, è la Rectaflex. Le macchine fotografiche a visione Rectaflex si facevano qua, al Trullo. Questo è l'inizio di un amore, perché si comincia a lavorare di meccanica fine, significa che ci sono degli ottici, ci sono lavoratori specializzati che poco a poco si evolvono. Noi abbiamo iniziato parlando di contadini che diventano operai, che ora diventano operatori di meccanica fine. Ancora oggi c'è un'eredità importante al Trullo. Quante orologerie, quanti laboratori di oreficeria, quanti semplici laboratori artigianali di meccanica fine, quanti di voi hanno i figli che hanno studiato alla scuola tecnica Marconi, dove oggi c'è la biblioteca di Monte delle Capre. Ecco, questa è un'eredità, è una resilienza, si continua oggi, a distanza di mezzo secolo, a coltivare sul territorio la passione per la meccanica fine, anche se l'esperienza produttiva Rectaflex in realtà è durata molto poco, è finita nel 55. Erano gli anni in cui Roma conosceva un nuovo tipo di migrazione, era una migrazione che gli studiosi di geografia sociale chiamano migrazione indistinta. Significa che Roma era una città accogliente, che era disponibile ad accogliere chiunque avesse buona voglia. Per buona voglia si intende non necessariamente una formazione, significa semplicemente la voglia di mettersi a lavorare. In questo flusso di migrazione chiamata indistinta, tuttavia un paio di flussi li possiamo distinguere. C'è una migrazione interna dal Lazio, molti dalle regioni del Lazio interno, la Sabina, oppure dal Lazio meridionale, la Sciociaria, vengono qui al Trullo. E poi c'è un'immigrazione molto più robusta, che è quella delle nostre regioni meridionali. Soprattutto sono tre le regioni, Puglia, Sicilia e Calabria. La Calabria è destinata ad avere un ruolo fondamentale. Gli immigrati calabresi hanno poche risorse di partenza, non sono in grado di acquistare case. Al limite soltanto un terreno. Quello che viene dopo è tutto nella loro voglia e capacità di fare. Sono spesso impiegati nell'edilizia, sono gli anni del boom. Roma cresce proprio grazie alle mani laboriose dei calabresi.
Ecco, per questo, accanto al quartiere Trullo Borgata istituzionale, si crea negli anni 50, 60 e si perfeziona negli anni 70 un secondo quartiere che è Monte delle Capre, caratterizzato, direbbero gli urbanisti, da un'edilizia caotica e spontanea. Semplicemente sono edifici autocostruiti, tirati su dalla stessa famiglia che li abita in assenza di piano regolatore. Sono frutto del lavoro queste case. E poi negli anni 60 c'è ancora un nuovo flusso, ma è un flusso di edilizia pianificata. Parliamo della collina di Montecucco. Le case di Montecucco, vorrei dirvi che sono bellissime. E sono bellissime perché sono case popolari costruite in posizione ariosa, dominante, quindi sulla valle, areggiate. Ancora sono case non molto alte, ma con isolamento termico, sono rivestite a cortina. E ancora fra una casa e l'altra ci sono giardinetti, ci sono spazi per autorimesse, cantine e mansarde. Tutto quindi a Montecucco nasce con le migliori premesse. Il problema di quell'anno furono le graduatorie. A Montecucco vi furono delle assegnazioni di tipo emergenziale. C'era stato poco prima l'alluvione all'Abaro, prima porta, e tutto ciò che l'avanzamento delle graduatorie venne momentaneamente messo da parte per far fronte all'emergenza. Ecco, le graduatorie fanno sì che ci sia una comunità molto eterogenea. Ci sono i poverissimi che non hanno nulla, coloro che non hanno lavoro ma la capacità di lavorare. Si crea così una comunità armoniosa dove ci sono i segni perché questa comunità cresca. Quando si crea invece una comunità sulla base dell'emergenza, e penso all'alluvione dell'Abaro, non sempre questi semi ci sono. E quello che finisce per essere la promessa di un paradiso comincia a diventare un ghetto. Sono gli anni 60 e soprattutto 70, gli anni dell'isolamento di Montecucco. Non si parlano Montecucco e il Trullo. E semplicemente ci sono poi anche fenomeni di disgregazione. Comincia a diffondersi la droga. Macchine rubate e lasciate parcheggiate, usate per rapine e carichi imponenti, case abbandonate, alcune sono occupate, da gente che suda, fatica, stringe i denti, pischelli con pallone e pantaloni corti, dal sole accarezzati, sorridono annoiati, pensieri luminosi, chiuse in casseforti, la sera, giù in cantina, fumano beati. I flussi migratori più recenti ci portano invece in paesi lontani. In realtà arrivano già negli anni 80, ma ne abbiamo perso persino la memoria. I primi ad arrivare sono i polacchi, ma i polacchi rappresentano una fase transitoria. Stavano qui per dirigersi altrove. Si era appena aperta la cortina di ferro e il loro sogno era l'America. Non hanno quindi lasciato una comunità stabile sul territorio. Di quello stesso periodo è l'arrivo della comunità cinese, caratterizzata dalla discrezione, persino dall'isolamento. È una comunità fra le più longeve del territorio, ma di cui raramente si ha percezione. Negli anni 2000 c'è un'ultima ondata migratoria che è caratterizzata dai paesi dell'est Europa, soprattutto Romania. Ricorderete bene le difficoltà iniziali, parliamo degli anni dal 2000 al 2005. Spesso c'erano episodi di contrapposizione anche non facili che sono state mediate dal territorio e non ultimo da molte persone presenti sul nostro territorio attraverso la scuola. Sappiate che i nostri magnifici insegnanti e operatori dell'associazionismo hanno mediato questo conflitto che rischiava di essere esplosivo e di lasciar fuori queste comunità. Uno, se passava qualcuno che non era del Trullo, la gente subito si domandava chi è? Pensate come possa essere difficile per loro accettare altre persone che non parlano la loro lingua, che hanno un colore della pelle diverso, che hanno una cultura diversa, una religione diversa. Quindi molta gente è spaventata da questo. Sono la metà degli anni 2000, gli anni della paura di perdere l'appartenenza al territorio e quella rete di solidarietà che si era creata. I genitori hanno dimenticato un pochettino di raccontare ai figli quello che era prima il quartiere, quindi il fatto che se c'era un pezzo di pane da una parte lo potevi condividere col vicino lo dividevi col vicino di casa. Prima c'era più partecipazione, nel senso le persone erano molto più unite tra loro, c'era più solidarietà. Perché comunque quando la gente sta male sembra che si vuole più bene, no? La povertà si condivide, la ricchezza un po' meno. Quando ero piccola io il quartiere era
molto degradato, c'era molta droga, c'era molta delinquenza. Poi c'è stato un periodo in cui le cose sono andate un po' meglio, quindi si viveva più tranquillamente, insomma, anche perché dopo un primo periodo in cui la gente aveva bisogni economici, piano piano, insomma, le persone si sono sistemate, hanno trovato lavoro, hanno trovato delle situazioni, insomma, migliori, per cui si stava un po' più tranquilli. Adesso invece le cose stanno cambiando, perché comunque la popolazione al Trullo è aumentata notevolmente, il lavoro si è ridotto per tutti, e quindi secondo me il quartiere sta in questo momento sta attraversando un periodo di nuovo di degrado. E adesso andiamo verso una nuova fase di migrazione indistinta. Si arriva un po' dappertutto qui al Trullo. C'è anche un fenomeno interessante, che però è una nuova migrazione interna dalla città di Roma. Il Trullo ha cominciato a diventare appetibile per molti nostri concittadini che abitano nella stessa città di Roma. E questo è il fattore che ci dà speranza di questo quartiere, che in realtà in una vita non lunghissima, ma ha tratto la sua forza dalla capacità di creare nuovi cittadini da quelli che invece, con tutte le premesse, avrebbero dovuto rimanere fuori da questa comunità. Per cui io sono orgoglioso, nel mio piccolo, come tutti voi, di far parte di una comunità che sa essere inclusiva, che sa ascoltare quello della porta accanto, e se quello della porta accanto c'ha fame, anche di condividere il poco pane che c'è. Questa è la forza del Trullo. Allora, grazie mille ad Antonello Nappo, che ha veramente proposto una ricostruzione molto ricca, molto articolata, molto anche intrecciata di esperienze così diverse, insomma, nel corso del tempo. Ricordo alle persone che ci ascoltano che possono rivolgere ad Antonello qualche domanda, qualche richiesta di approfondimento, qualche ulteriore informazione. Quindi vi invitiamo a scrivere, insomma, si è parlato anche di questioni più vicine a noi, più vicine nel corso del tempo, ma anche di una suggestiva mescolanza in questo territorio, in cui fin da tanto tempo fa si parlavano addirittura lingue diverse, insomma. E a questo punto direi che, dando comunque la possibilità ad Antonello eventualmente di rispondere a suggestioni e a stimoli che possono arrivare dal pubblico, lo ringraziamo moltissimo per questo suo intervento. A questo punto, nel vivo dell'area circostante proprio alla Biblioteca Renato Nicolini, con l'intervento di Aldo Feroce, con il quale introduciamo proprio questo pezzo di territorio. Aldo Feroce è un fotografo che ha una lunga carriera alle spalle, con il suo lavoro ha documentato in maniera molto puntuale proprio lo sviluppo, l'evoluzione dell'area del Portuense, in particolare proprio dell'area che circonda l'attuale chilometro del Corviale e anche la Biblioteca Nicolini. La parola quindi ad Aldo. Buongiorno Aldo. Ciao, buongiorno. Grazie per l'invito. Sono molto contento di poter ridare luce alle fotografie, che oggi hanno un significato sicuramente diverso, no? Sono 40 anni che sono ferme, anzi 50 direi, e magari molti non conoscono quella parte di Corviale che oggi è completamente coperta dal nuovo Corviale. Eppure quella Corviale esiste da diverso tempo, ha una sua entità, una sua collocazione. Era estrema periferia negli anni 50, subito dopo la nascita dei trasporti pubblici. Ancora i mezzi non arrivavano in quella che era la via Casetta Mattei, la via che taglia in due il nuovo Corviale con il Corviale, e gli autobus arrivavano fino via Bravetta
dalla parte del diciamo così, del Vaticano e su Via Portuense per la collocazione su Viale Trastevere. E bisogna attendere, diciamo, la nascita della parte residenziale della nuova Corviale o nascita di Casetta Mattei, che è verso la metà degli anni 60-65, per poter avere finalmente una collocazione con i mezzi pubblici. E stessa cosa poi si ripeterà per quanto riguarda il nuovo Corviale, che nascerà senza parte dell'infrastruttura di mezzi pubblici. La gente che abiterà questo posto dovrà attendere circa 4 anni con lotte, blocchi stradali per poter avere finalmente un autobus. Stessa sorte per quanto riguarda la scuola. Io inizierei con una proiezione della slide. Mi scuso se la prima fotografia è una cartolina che ho trovato in rete, ma rende giustizia a quello che è il Corviale, un Corviale che molti non conoscono, no? Perché se oggi facciamo una ricerca su Google troveremo Corviale, questo palazzo del serpentone. In basso a sinistra è la via dove io sono nato e vivo, esattamente via Rezzonico, e questa è una presentazione di Corviale degli anni 50, completamente invasa dal verde, priva quasi di automobili, insomma, ecco. Successivamente abbiamo, ecco, questa è una visione grande, questa siamo già nel 1977, non molto diversa da quello che era e che è attualmente questa via. Questa è la presentazione delle case popolari del 49, case popolari che avevano una forma a riscatto dopo 20 anni di pagamento al comune. La bellezza di questo posto, dove io sono nato, è che si è creato subito il senso di comunità. C'è stato sempre un senso di solidarietà, comunità, e devo dirvi che non c'era nessun senso di aspetto privato. Le case erano completamente vissute da tutti e i punti di riferimento erano costantemente quotidiani. E questo è un qualche cosa che mi porto dietro, perché il senso di comunità e il senso di appartenenza è un qualche cosa che ha preso molto. Prevalentemente in questo luogo c'è stata una massiccia presenza di popolazione proveniente dalla provincia di Avellino. Ricordo i primi anni in cui alle scuole elementari almeno 2 persone, che ricordo benissimo, avevano i genitori che erano emigrati, uno in Svizzera e l'altro in Germania. Venivano una volta l'anno, prevalentemente durante il periodo natalizio, e per una vita non hanno visto i loro genitori. Questo era l'esigenza di quel momento in questo luogo. Ecco, questa è un'altra vista delle case popolari del 49, vista da via Casetta Mattei. Al centro, quella che vedete è la scuola elementare. La scuola elementare che anch'essa nasce nei primi anni 60. Negli anni 55 ancora in questo luogo non c'era una scuola elementare. E successivamente questa è la valle, un altro complesso di case popolari sempre adiacente a quella del 49,
che vi consiglio di andare a vedere, perché attualmente tutti gli abitanti che sono lì sono ancora affittuari dell'ATER. E una piccola chicca di come anche il senso di comunità può esistere in un complesso abitativo dell'ATER. Chi vive lì da oltre 50 anni ha fatto suo questo posto e lo coccola, lo custodisce senza dover attendere diciamo così, la manodopera dell'ATER, ecco. Ecco, qui nel 71 io sono testimone di quel periodo. In questa zona non c'era una scuola media. Io andavo nella scuola media di Buon Pastore, prendevamo l'autobus, spesso e volentieri cercavamo di prenderlo prima delle 8, in modo che costava meno, 25 lire ancora ricordo, in modo che potevamo utilizzare le altre 25 lire per comprare le fusaie o le olive all'uscita dalla scuola. E un bel giorno, stanchi di attese, eccetera, eccetera, ci fu questa protesta, sicuramente gestita da una sezione del Partito Comunista, che dirottano questo autobus, naturalmente pagando il biglietto, come segno di siamo stufi, aprite questa linea, questa scuola, e dovremmo attendere insomma a metà degli anni 70 per vedere la prima scuola, che sicuramente vedremo nella prossima slide. Sì, quella precedente. Ok, qui involontariamente ricordo che questo scatto, ero abbastanza giovane, il soggetto era questo campo che doveva nascere, però involontariamente giù in fondo, quel manufatto bianco, è la scuola Placido Martini, che poi anche questa diventerà un cimelio per la zona, perché non andrà a coprire, non coprirà solamente la parte delle due case, doppio gruppo di case popolari e residenziali, ma andrà a coprire anche la parte del Corviale Nuovo, che non riuscirà a far partire e decollare il progetto delle scuole all'interno del palazzo. Qui il manifesto ci dice anche più o meno l'anno 78, che vi confermo. E qui siamo su via Casetta Mattei, palazzi in costruzione, siamo negli anni 70, nel pieno boom della cementificazione. Dietro, queste sono le case del palazzo del CONI, e dietro c'è il serpentone in costruzione. Questo mercatino, che è sulla parte vecchia di Corviale, attraverso la via Casetta Mattei, che vedete più o meno la stessa fotografia di prima, è importante perché raffigura anche il primo capolinea del 328, che faceva capolinea prima sulla via Portuense, e intorno 64-65 verrà a fare capolinea proprio in questa piazzetta su via la Contea. Il mercatino è un'altra testimonianza di quegli anni in cui i gestori di queste attività erano prevalentemente tutti italiani, gestiti a gestione familiare, e davano vita, diciamo così, a un flusso anche di lavoro non indifferente. Questa è una fotografia di come era nel 78 via Casetta Mattei, una strada che una doppia carreggiata era veramente un parolone, ecco. Qui siamo all'altezza dove attualmente c'è il Castoro, non so per quelli che hanno potuto vedere, e con l'incrocio di via degli Adibari per andare alla clinica. Questa è un'altra vista dell'entrata sud del Serpentone,
durante i lavori, questo sempre nel 78, ecco com'era la via Portuense, si stavano preparando a un allargamento della stessa con lo svincolo, il semaforo che poi prenderà vita più avanti. Un'immagine del cantiere del Serpentone, qui siamo, questo albero verrà sostituito dall'attuale parrocchia, San Paolo della Croce, e si vede sulla destra via Mazzacurati e sulla sinistra poi nascerà, scusate, via Poggioverde e sulla sinistra via Mazzacurati, dove sorgerà poi tutta la parte della biblioteca e le scuole, le altre attività. Ecco, qui in questa panoramica abbiamo lo sviluppo di com'è quell'area, no? Composta, lo sviluppo. Quella centrale, 1949, è il primo gruppo di case popolari che sorge. Nel 50-59 il secondo gruppo di case popolari, nel 65 è il complesso che va nella parte dove sorgerà poi il Serpentone, cioè ovvero dalla parte opposta della via Casetta Mattei, è il complesso residenziali. Sulla destra c'è la scuola Placino Martini. Questa è una vista dall'alto fatta la settimana scorsa, dove si può vedere subito in basso a destra le case popolari, dove io vivo e sono nato, di cui parlavo del 49, e giù in fondo il nuovo Corviale, insomma, con tutta la sua estensione, come si è sviluppato un po' tutta la parte di quest'area. Nella successiva slide, ecco, nella successiva slide si vede via Casetta Mattei, diciamo che la linea di separazione tra le due corviali, ecco, il verde che ancora è tantissimo e niente, quindi spero di poter aver lasciato un segno per quelli che ancora non conoscevano, insomma, parte della vecchia Corviale. E passerei la parola a Michele. Allora, grazie Aldo. Sicuramente questa testimonianza è importante per deserpentonizzare, direi, anche un po' il concetto del territorio che oggi naturalmente ha un forte richiamo anche nell'immaginario a questo lungo edificio nato, costruito alla fine degli anni 70. È importante perché naturalmente quell'edificio si inserisce dentro una storia di interventi e di popolamento progressivo, insomma, del territorio. Quindi, insomma, io penso che è interessante anche grazie a questo lavoro di continua stratificazione capire poi quali sono state anche le tante persone che hanno popolato questi contesti. Sappiamo che sicuramente c'è stata una immigrazione da parte delle regioni meridionali. Ci ha detto Aldo dell'immigrazione dall'Irpinia, dalla provincia di Avellino. Sappiamo che c'è stata anche una presenza di popolazioni che arrivavano dalla Calabria e che arrivavano dall'Abruzzo e che seguivano tra l'altro anche flussi che avevano origini più lontane, insomma, che avevano origini più, diciamo, anche stratificate nel corso del tempo, addirittura dalla fine dell'Ottocento, i flussi legati all'Abruzzo, alla transumanza e a questa circolarità. Ricordiamoci sempre che questi grandi interventi edilizi comunque si inseriscono in una zona che ha mantenuto per moltissimo tempo un impianto agricolo, insomma, e questo impianto agricolo poi si è andato via via trasformando a seguito proprio della proclamazione della capitale. Proseguiamo questa carrellata sul territorio, spostandoci questa volta, diciamo, da
un'altra visuale della via Portuense e un altro periodo storico, ringraziando ancora Aldo Feroce per il suo intervento. Poi se ci sono persone che vogliono porre domande, interventi anche rispetto al senso della sua relazione, e stiamo cercando quindi di vedo che si sta per collegare di diciamo collegarci con l'intervento di Giulia Zitelli Conti, che si concentra invece sulla parte della Magliana. Quindi ci spostiamo, diciamo, dall'altra parte di via Portuense, e diamo la parola a Giulia per un intervento che raccoglie già alcune delle suggestioni di Aldo Feroce. Giulia Zitelli Conti, ringraziamo per aver accettato il nostro invito. È attualmente dottoranda all'Università Roma III, è una storia e autrice di un libro importante, Magliana Nuova, un cantiere politico nella periferia romana, edito da Franco Angeli nel 2009, e le diamo subito la parola. Buongiorno Giulia. Buongiorno a tutti e a tutte, grazie per l'invito. 2019 però, il 2009 era un po' piccolino, lapsus. Bene, sì, noi ci spostiamo quindi in un quartiere limitrofo appunto a Corviale, a Magliana, un triangolo di Roma veramente densamente abitato, stretto tra il fiume Tevere, che lì crea proprio un'ansa a gomito, e la ferrovia che va in direzione di Civitavecchia. Per diciamo, cercare di tracciare anche un quadro dei primi abitanti di Magliana, o più propriamente di Magliana Nuova, è però indispensabile richiamare alcuni aspetti della storia della costruzione del quartiere, la quale a sua volta affonda le radici in alcuni avvenimenti del secondo dopoguerra. Ora, nel 1936 la popolazione residente a Roma era di 1.155.722 abitanti, 15 anni più tardi si registra un aumento di circa 500.000 persone, per raggiungere poi il traguardo dei 2 milioni, anzi di superarlo, il traguardo dei 2 milioni nel 1960. Questo aumento era dovuto in buona misura alle immigrazioni, un fattore che arrivò proprio a rappresentare anche i due terzi della crescita complessiva della città. Come conseguenza, insomma, della sua funzione di capitale, Roma in realtà è stata fin dal 1871, e in questa serie di incontri se ne è approfonditamente parlato, è stata, dicevo, in maniera più o meno costante comunque un polo di attrazione per i flussi migratori. Negli anni 50 e 60 però il fenomeno raggiunge veramente delle dimensioni inedite, e il periodo di maggior afflusso si ebbe proprio tra il 59 e il 65. A determinare una crescita così ingente concorsero diverse cause, tra le quali assunsero particolare rilevanza le chiamate occupazionali del settore edilizio e dell'industrializzazione dell'agropontino. Però appunto accanto agli operai si riversarono in città individui veramente ascrivibili a tutte le classi sociali, impiegati, insegnanti, parlamentari che venivano da altre province, giovani coppie attratte proprio in pieno miracolo economico dalle possibilità anche offerte dalla vita cittadina, e soprattutto una grande massa di disoccupati e di lavoratori precari in cerca di sistemazione, che andavano ad alimentare anche tutti quei borghetti di cui appunto si è parlato anche nell'incontro della scorsa settimana, in qualche modo. Da un punto di vista geografico, la provenienza maggiore si imputava alle province laziali, all'Italia centrale e al Mezzogiorno. E questa straordinaria appunto crescita demografica che investì Roma acuiva chiaramente, come un po' già accennato, il problema di garantire un'abitazione a tutti, una questione peraltro che era rimasta in qualche modo irrisolta fin dagli anni degli sventramenti del centro storico durante il fascismo e della deportazione, mettiamolo un po' fra virgolette, però insomma della deportazione delle classi popolari nelle borgate periferiche. Il censimento del 1951 infatti constatava che il 6,6%
delle abitazioni romane erano baracche, grotte, sottoscala, quindi diciamo alloggi veramente impropri, e quasi il 22% delle famiglie era costretto alla coabitazione, quindi a rimanere nell'appartamento dove abitavano magari genitori e nonni. La stessa inchiesta stimava una mancanza di più di 100.000 alloggi per rispondere alle esigenze della città, un dato peraltro che alcuni studiosi, come forse primo fra tutti, diciamo Italo Insolera, ha definito peraltro appunto ottimistico. Questa fame di tetti non riusciva ad essere pienamente soddisfatta dagli enti preposti come l'Istituto Autonomo Case Popolari, e inoltre diciamo anche la lunga assenza di una normativa comunale aggiornata agevolava operazioni di speculazione edilizia. Ora, nel secondo dopoguerra, Magliana si trovava proprio nel cuore di un grande cantiere edilizio, rimanendo di fatto l'unica zona non urbanizzata tra l'Eur, San Paolo, Marconi e Portuense. Si poneva però un problema: l'area era chiaramente esterna al piano regolatore del 1931, che era ancora vigente. E per cambiare quindi lo stato delle cose si rendeva necessaria un'autorizzazione istituzionale che approvasse proprio l'urbanizzazione di Pian Due Torri, che è il nome diciamo che identifica la zona urbanistica di Magliano. Con passaggi non limpidissimi, che qui però diciamo non ripercorreremo, fu dunque predisposto un piano particolareggiato, il numero 123 bis, che fu approvato nel 1954. Tuttavia, per molti anni il piano rimase diciamo un po' inerte, furono infatti realizzate pochissime costruzioni, mentre appunto nel frattempo erano state inaugurate infrastrutture e opere che avrebbero reso la zona diciamo ancora più interessante agli occhi dei costruttori. Nel 1955 la metropolitana collega Termini alle stazioni dell'Eur, nel 59 viene completata l'autostrada Roma-Fiumicino e l'anno dopo, nel 60, entra in funzione l'aeroporto. Quindi nel giro veramente poi di pochi anni, tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, praticamente tutte le palazzine e gli intensivi di Magliana sarebbero stati costruiti. E i dati del censimento della popolazione di Roma per zone urbanistiche dell'81 ci chiariscono un po' la portata di questo fenomeno di costruzione veloce. Delle circa 9.900 abitazioni presenti nell'area di Magliana Nuova nell'81, ben 8.785 sono state proprio costruite tra il 61 e il 75. Protagoniste di questa costruzione furono una ventina di imprese, come resero anche noti degli studi Coevi, la maggior parte delle quali facevano capo alla società Condotte d'Acqua. All'inizio degli anni 70, di fatto il quartiere, come vediamo un po' anche in queste immagini, si presentava ai suoi primi abitanti come una scacchiera di palazzi, alti anche 8-9 piani, addossati gli uni agli altri e nient'altro. Nessuna strada asfaltata, non c'era illuminazione pubblica, le fogne erano malfunzionanti, i servizi diciamo necessari al vivere urbano erano praticamente assenti. Tant'è che appunto veniva spesso definito, come tante altre periferie, nuove periferie di quegli anni, un quartiere dormitorio, oppure come avrebbe scritto diciamo con toni un po' più decisi diciamo nel 1981 Gerardo Lutt, un vero e proprio cimitero. Il problema dei problemi di Magliana consisteva nel fatto che l'intera area che è compresa tra Via della Magliana, che appunto attraversa tutto il costeggio, tutto il quartiere, e l'argine del Tevere, si trova ad una quota più bassa rispetto all'argine fluviale. Si sarebbe quindi dovuta reinterrare l'intera zona in modo tale che raggiungesse proprio il livello dell'argine, rispetto al quale sottostava di circa, ancora oggi diciamo, di circa 6,6 metri. Tuttavia, anche qui per una serie di processi non limpidi, ciò non avvenne mai. Anzi, le società immobiliari iniziarono immediatamente ad affittare i locali posti ai piani terra dei palazzi, dei condomini, per le attività commerciali, e i primi piani ad uso abitativo, quindi diciamo i primi due piani, quei 6,6 metri, 7 metri, che non sarebbero dovuti esistere.
A quel punto chiaramente il reinterro appariva in qualche modo già impraticabile, impossibile. Pochissimi edifici rispettarono le prescrizioni sin dalla loro costruzione, tra cui alcuni intensivi che si trovano sull'attuale Piazza De André, la parrocchia di San Gregorio Magno, che fu costruita nel 77, insomma sul finire degli anni 70, e un altro intensivo in prossimità del mercato che era rialzato con delle colonne. Ora, l'aggiramento, diciamo, della clausola del reinterro costituì di fatto l'oggetto di maggior polemica nelle testate giornalistiche, nonché chiaramente la causa dei disagi più pesanti per gli abitanti. Il fatto di trovarsi sotto il livello del fiume, infatti, comportava allagamenti frequenti, soprattutto in caso di piogge forti. Nel 1973 il giornalino del comitato di quartiere Magliana e Lotta pubblicò un articolo proprio sul rischio delle inondazioni, in cui paragonava con toni chiaramente di evidente provocazione le condizioni di questa periferia romana alla tragedia del Vajont. Ora, trovarsi sotto l'argine fluviale, unito anche appunto, come abbiamo detto, all'assenza di un sistema fognario efficiente, causava il ristagno praticamente semipermanente delle acque piovane. Una precarietà, diciamo, che si traduceva anche nella contaminazione spesso e volentieri dell'acqua potabile, che giungeva quindi negli appartamenti fortemente compromessa, soprattutto appunto ai piani magari più bassi. E queste condizioni igienico-sanitarie del quartiere erano di fatto gravissime, cioè si registrarono veramente decine di casi di epatite B, un'affezione virale causata proprio dall'impurità delle acque, che venne accertata dall'ospedale Spallanzani di Roma, come riportano numerose fonti giornalistiche. Quindi le condizioni in cui versava il neocostruito quartiere crearono immediatamente delle proteste da parte degli inquilini, innescando una lotta per la sistemazione dell'area e l'abbassamento dei canoni dell'affitto, che sarebbe durata più di un decennio. Ora, avviandomi un po' a concludere, cerchiamo però di capire un momento chi furono appunto i primi abitanti del quartiere, affidandoci a diverse fonti, anche se fra loro difformi: il censimento della popolazione del 71, quello dell'81, una ricerca molto importante del sociologo Marco Spada, pubblicata nel 1976, e un'inchiesta condotta dal comitato di quartiere assieme ad una curata dal Centro di Cultura Proletaria, che era appunto, diciamo, l'organizzazione che gravitava attorno alla figura già richiamata di Gerardo Lutte. Nel 1961 nell'intero quartiere portuense abitavano 46.244 persone. 10 anni dopo il numero sale a 113.276. Quindi nel decennio fra il 61 e il 71 la cifra dei residenti era quasi triplicata, e una crescita che fu proprio dovuta anche in parte al popolamento di Magliana Nuova, dove nel 71 si contavano già 27.217 abitanti. Il comitato di quartiere ha affermato nel suo libro, appunto edito da Feltrinelli nel 75, che nel 75 i residenti della zona fossero 31.671, e questo dato non si discosta di fatto molto da quello del censimento dell'81, che conta per Pian Due Torri una popolazione di circa 34.610 abitanti, di cui sostanzialmente quasi la metà, un po' più della metà, donne e uomini, però con una distribuzione di genere abbastanza equilibrata. Per quanto concerne proprio l'età dei residenti, Marco Spada riporta nell'appendice appunto di questo suo lavoro, che si chiama Il potere periferico, alcuni dati messi a disposizione del centro stampa comunista in due inchieste sulla popolazione del quartiere datate 71 e 73. Confrontati con i dati cittadini e provinciali, questi dati rivelano una presenza maggiore di giovani tra i 25 e i 34 anni, che fu confermata anche dall'inchiesta promossa dal Comitato di Quartiere del 75 su 437 famiglie di autoriduttori, cioè appunto le persone che si autoriducevano l'affitto in maniera organizzata. Il testo appunto di Marco Spada porta alla luce un altro dato molto interessante, cioè la precedente abitazione
delle famiglie residenti a Magliana nel 73. E in questo senso le provenienze percentuali maggiori erano un bel 17,8% da fuori Roma, che forse è il dato che oggi più ci interessa, l'11% dai rioni del centro storico, l'8,9% da Marconi e a seguire in ordine decrescente da Trionfale, Primavalle, Tor di Quinto, Monteverde, Ostia, dall'Agroromano, da Ascilia e poi insomma anche da una serie di quartieri e zone limitrofe come Garbatella, Tormarancia e Laurentino. Il 3,2% dichiarava però di aver in precedenza abitato in non meglio definiti alloggi precari. Quindi segnalo poi altre due presenze che meritano di essere focalizzate. Si tratta in qualche modo del cuore popolare della zona e quindi quasi 300 famiglie che giunsero a Magliana dal borghetto di Prato Rotondo nel 71, molte delle quali provenivano appunto da quell'immigrazione di cui abbiamo parlato all'inizio, dalle province laziali, dal Mezzogiorno, e una vicenda che ha ampiamente studiato Bruno Bonomo. E queste famiglie andarono proprio ad abitare in alloggi presi in affitto dal Comune di Roma, cosa che fecero anche un gruppo di abitanti dell'ex borghetto latino e di altre situazioni analoghe, che assieme ad alcuni profughi libici ottennero nel corso degli anni 70 numerosi appartamenti popolari a Magliano. Per quanto riguarda l'occupazione lavorativa, le fonti analizzate permettono di tirare alcune somme. Gli impieghi più comuni erano certamente nella pubblica amministrazione, che è un dato che chiaramente non stupisce per Roma, nel commercio, e anche questo si allinea con la città, ma anche nel settore secondario. E quest'ultimo dato è percentualmente e numericamente sempre consistente e si spiega in parte con la presenza nell'area di alcune ditte di impianti industriali, ma anche con la vicinanza della zona ostiense e quella relativa, nel senso il buon collegamento con il polo di Pomezia. Quindi socialmente si può parlare per questa prima fase della vita di Magliana di un territorio con un'anima popolare legata soprattutto alle case comunali e a quelle occupate, dove si registrava però anche una componente più benestante di ceto medio e medio e bassi, la quale abitava negli appartamenti affittati dalle società appunto immobiliari. C'è però appunto un altro dato che abbiamo avuto modo di osservare, cioè Magliana era un quartiere molto giovane. Una delle donne che ho intervistato nel corso delle mie ricerche sul quartiere, Menalda D'Amato, che ha fondato il canzoniere della Magliana ed era insegnante in quegli anni di quartiere, usa questa espressione molto, molto bella, molto efficace. Dice: a Magliana le pance spingevano le carrozzine. C'è un quartiere veramente giovane e pieno di bambini, perché le giovani coppie erano attratte comunque da prezzi abbastanza più contenuti rispetto alla media cittadina e anche da una serie di promesse, diciamo, di realizzazione prossima di un quartiere di servizi, una sorta di piccolo Eur. Abbiamo visto appunto nelle fotografie che sono scorse di Gigi De Grossi questi visi e la presenza numerosa di bambini. Molte di queste fotografie fanno parte di una mostra storico-documentaria che abbiamo insieme costruito, dedicata proprio alla straordinaria esperienza del canzoniere della Magliana. Quindi un quartiere, Magliana, che ha visto nascere negli anni 70 una serie di associazioni, comitati e collettivi, e ricordo qui tra i molti appunto il comitato di quartiere che ho già citato, il centro cultura proletaria, ma anche il comitato di lotta per la casa, il collettivo femminista, che erano impegnati nel territorio e che lo hanno a lungo veramente reso anche una meta, diciamo, di in qualche modo di migrazioni giornaliere, di militanti, di attivisti e di artisti che provenivano da altre zone di Roma, da altre città o addirittura da altre nazioni, proprio per andare a Magliana. Tali organizzazioni hanno creato, questa diciamo è la mia interpretazione, un terreno fertile anche per la proliferazione di associazioni culturali e di organizzazioni impegnate nel sociale che sono oggi attive nel quartiere. Allora, grazie mille Giulia, uno spaccato molto ricco di spunti per proseguire insomma anche in questo lavoro di ricerca e diamo a questo punto la possibilità, ringraziando Giulia Zitelli Conti,
E rimandando ovviamente anche ad altri approfondimenti successivi, insomma, a questo incontro rispetto alla dinamica anche sociale, economica, insomma, di interazione tra vari soggetti differenti che ci ha descritto così bene Giulia, in continuità con l'intervento di Giulia Zitelli Conti, che ringraziamo di nuovo per la sua partecipazione. A questo punto ci soffermiamo su quella che è Magliana nella fase successiva al periodo storico che ci ha raccontato Giulia nel suo intervento, un quartiere e una porzione della città di Roma che comincia a essere anche popolato e abitato dal mondo dell'immigrazione straniera. Dentro questa complessità e dentro questa stratificazione un ruolo sempre più importante a livello di flussi migratori viene rivestito dalla progressiva transizione e poi anche dal radicamento sul territorio di persone che provengono dall'estero. Per questo motivo abbiamo invitato a questo incontro di questa mattina Ugo Sestieri. Ugo è uno degli animatori dell'associazione In Senso Inverso, che da moltissimo tempo si occupa di immigrazione straniera proprio nella zona di Magliana, e quindi diamo a lui la parola. Buongiorno Ugo. Buongiorno, intanto grazie di avermi dato la possibilità di partecipare a questo incontro. Io pensavo che più che dare dati sull'immigrazione nel municipio e poi alla Magliana in particolare, dirò solo qualche piccola cosa. Mi piaceva invece parlare di come con gli occhi della nostra associazione abbiamo visto il cambiamento dell'immigrazione straniera negli ultimi 15 anni. Io faccio parte di questa associazione, sono uno dei fondatori. Prima però di parlare dell'associazione, due dati veloci sull'immigrazione prima a Roma e poi nel nostro municipio. In questo momento più o meno, ora i dati sono più o meno esatti, e la popolazione residente a Roma straniera si aggira sui 380.000 stranieri, migranti, e quasi il 13,3% della popolazione. Sempre parlo di Roma ancora in generale, le comunità più presenti sono quella rumena, seguita dalle Filippine e poi dal Bangladesh. L'età dei migranti, diciamo l'età media dei migranti, è per gli uomini leggermente inferiore per le donne, e per gli uomini l'età media si aggira fra i 35 e i 40 anni, mentre per le donne va dai 40 ai 45. Poi dirò alcune cose su questo problema degli uomini e delle donne. Ho detto che la comunità più presente è la Romania, poi ci sono le Filippine, il Bangladesh, seguiti da cinesi, ucraini e peruviani, e soprattutto sudamericani. I motivi di scelta dei quartieri dove risiedere per i migranti è dovuto a tre fattori importanti e fondamentali. Il primo è l'accessibilità economica agli alloggi, evidentemente dove gli alloggi quindi costano meno, quindi nelle periferie. Il secondo fattore è la vicinanza alle attività commerciali, questo vale soprattutto per cinesi e bengalesi. Il terzo fattore sono i lavori domestici, e chiaramente questo tipo di immigrazione l'abbiamo soprattutto nei quartieri benestanti, Roma Centro, dove c'è un determinato benessere. E per quanto riguarda il nostro municipio, sono sempre dati molto generali, i rumeni sono moltissimi, quasi il 12,7%, quasi il 13%, seguito dai bengalesi, per esempio Marconi, solo nella zona Marconi ci sono già il 3% sono bengalesi, e abbiamo poi negli ultimi anni soprattutto un grosso aumento dei sudamericani, soprattutto dei peruviani. Detti questi dati molto generali, parlo velocemente invece di due parole sull'associazione e poi come abbiamo visto noi come associazione variare proprio l'immigrazione. Allora, la nostra associazione nasce nel 2006 svolgendo dei corsi di italiani per migranti, e poi nel 2009 abbiamo cominciato prima la consulta del volontariato di Magliana, poi ci hanno ospitato al comitato di quartiere, poi
L'aumento è stato talmente grande della richiesta, della domanda di corsi di italiano, che ci siamo trasferiti nell'ex centro anziani che sta via Vico Pisano, e da lì abbiamo cominciato il grosso della nostra attività, che prosegue ancora oggi. Nel 2019, un anno fa, abbiamo sciolto, per vari motivi che ora è troppo lungo spiegare, sciolto l'associazione, siamo trasformati nelle officine culturali in senso inverso, va bene, che continua comunque esattamente come prima le sue attività. Allora, quali sono le attività velocissime della nostra associazione? Innanzitutto i corsi italiano che si pongono all'obiettivo soprattutto non solo di far comprendere e far insegnare l'italiano evidentemente, ma anche far comprendere attraverso la conoscenza dell'italiano come possono accedere gli stranieri ai servizi, ai vari servizi, come possono conoscere, soprattutto come far valere i loro diritti. E un'altra attività che abbiamo è il teatro. Abbiamo un piccolo teatro all'interno dell'associazione, gestito da una regista, un'attrice regista, Silvana Marignello, che porta avanti questi corsi di teatro sia per stranieri che per italiani, non solo residenti del quartiere. E abbiamo poi un corso di yoga aperto al quartiere, in modo da coinvolgere il quartiere poi nelle attività che facciamo. Abbiamo avuto una serie molto grande di collaborazione, siamo fondatori della rete Scuole Migranti, abbiamo collaborato al Dipartimento di Giustizia che ci mandava giovani in stato di arresto domiciliari, abbiamo collaborato col CPA, con il vecchio istituto Gramsci a via Focalasino, dove i nostri studenti svolgono gli esami, e così via. E abbiamo anche partecipato con la Scuola del Cinema Gian Maria Volonté alla produzione di due film. Uno è Sotto l'Argine, in cui una parte è dedicata alla nostra associazione, e poi il film La mia classe con Valerio Mastrandea, dove il regista e Valerio sono venuti da noi per seguire dei corsi italiano, perché poi serviva per svolgere il film. Detto questo, ora mi interessava invece parlare di come abbiamo vissuto noi la migrazione. Allora, quando abbiamo cominciato la nostra attività con i corsi di italiano, avevamo pochissimi studenti, parlo del 2006, erano quasi tutti, anzi diciamo al 99% erano uomini, la maggioranza proveniente dal Bangladesh, una comunità molto presente alla Mariana, c'erano anche molte altre nazionalità, ma il Bangladesh era preeminente. E le donne erano quasi del tutto inesistenti, tranne qualche donna sudamericana, ma diciamo che al 99%, come dicevo prima, le donne erano inesistenti. E poi è successo un fatto: intorno due anni dopo, intorno al 2008, alcune donne bengalesi che si trovavano in grande difficoltà con i loro figli, perché non riuscivano a parlare a scuola con le maestre, non riuscivano a seguire a volte nemmeno bene i loro stessi figli che parlavano italiano, almeno quando parlavano italiano, hanno imposto, proprio imposto ai loro mariti, di poter partecipare ai nostri corsi per poter imparare la lingua. E all'inizio non è stato semplice, anche perché i loro mariti non sempre erano favorevoli. All'inizio, con la presenza di mariti, abbiamo cominciato i nostri corsi anche per le donne, diciamo che nel giro di poco tempo, visto che la nostra associazione era estremamente affidabile, le donne sono cominciate ad aumentare. All'inizio gradualmente, con problemi, perché i problemi delle donne erano soprattutto quello della timidezza, la difficoltà soprattutto a interagire nelle lezioni quando erano presenti i loro mariti o gli uomini, erano estremamente insicure e timide. E poi vedremo che c'è stato invece un grosso cambiamento. Un altro problema grosso che abbiamo avuto era l'inserimento di bambini molto piccoli. Le donne, per poter venire a scuola, dovevano evidentemente venire con i loro bambini, e questo ha reso per noi il lavoro difficile ma anche estremamente affascinante, perché le nostre lezioni erano una specie di mercato, era una cosa molto piacevole, nel senso che i bambini giravano, le difficoltà nelle lezioni erano evidenti, ma era anche un motivo di crescita per noi, almeno come volontari, come insegnanti, è stata una cosa estremamente importante. Nel tempo comincia, ma quasi da subito, la richiesta degli studenti, degli stranieri, di poter sostenere gli esami. Per loro gli esami sono fondamentali, perché per avere la carta di soggiorno
devono ottenere un certificato, il certificato della conoscenza della lingua 2, che è l'unico modo per poter ottenere la carta di soggiorno. A questo punto siamo riusciti a collaborare con la vecchia, con la Gramsci, che sta via Focolassino, dove i nostri studenti almeno due volte all'anno venivano preparati nei nostri corsi e poi andavano a sostenere gli esami. È chiaro che nel momento che noi ci siamo resi disponibili anche a fare gli esami, il numero di studenti è continuato ad aumentare vertiginosamente. Veramente, noi considerate che ogni anno abbiamo avuto una presenza, abbiamo una presenza ancora oggi, dai 100 ai 120 studenti che chiedono di fare i corsi da noi, creando ovviamente difficoltà grosse, perché la grossa difficoltà del tipo di scuole come la nostra è la disomogeneità delle classi. È evidente che in una stessa classe può esserci il laureato, chi ha solo un titolo di studio inferiore o addirittura analfabeti. E certo è un tipo di lavoro complesso, ma diciamo che lavorare con gli stranieri è estremamente facile, poi, perché per loro il bisogno di imparare è fondamentale. Dicevo che poi è evidente che l'ingresso, per esempio, dopo il Dipartimento di Giustizia ha cominciato a mandarci giovani agli arresti domiciliari. Anche questo è un fatto che è servito a conoscere situazioni diverse anche per tutti i nostri studenti. E le dicevo che la cosa poi nel tempo cambia, ecco perché dicevo che è importante o interessante vedere come l'abbiamo vista noi cambiare l'immigrazione. Le donne che prima erano molto poche diventano invece sempre di più. Le difficoltà iniziali delle donne, quelle della timidezza, dell'insicurezza rispetto ai loro mariti, cambia completamente e cominciano ad interagire. Questo dovuto soprattutto al fatto che all'interno delle nostre classi c'erano culture, provenienze di completamente diverse. Le discussioni all'interno della classe, a cui noi come maestri facevamo solo da ascoltatori, non prendevamo posizioni, è stata sempre una delle basi fondamentali del nostro modo di fare i corsi di italiano comunque, c'erano donne, per esempio, i dibattiti, discussioni continue fra donne sudamericane che avevano una cultura più simile alla nostra, con donne musulmane provenienti dal Bangladesh oppure da altri paesi, dall'Africa e così via. E poi sono cominciate a entrare a scuola anche molte suore mandate dalla parrocchia che dovevano imparare l'italiano, e quindi potete immaginare il tipo di discussioni, soprattutto fra le donne, che si creavano, che erano estremamente interessanti, e non solo, erano motivi di crescita per entrambe, sia per le donne musulmane che per le donne con cultura più simile alla nostra, religioni diverse, perché permettevano una crescita reciproca su questi argomenti. E nel tempo la situazione cambia ancora, gli uomini diventano sempre di meno e le donne diventano la maggioranza. Considerate che per esempio oggi, proprio adesso nel 2019-2020, in una classe di, per esempio la mia classe di 25 persone, 20 sono donne e 5 sono uomini. Perché? Perché gli uomini, una volta che hanno imparato le prime cose importanti, soprattutto per poter inserirsi nel lavoro e aver imparato le prime cose importanti della nostra lingua, cominciavano a diminuire la loro presenza a scuola, mentre o perché tornavano nel loro paese e si sposavano o perché facevano venire le loro mogli o figlie in Italia. E ormai la nostra associazione è diventata un punto di accoglienza, mandavano immediatamente le loro donne a scuola per poter imparare l'italiano. Oggi la donna sono la quasi totale maggioranza nella nostra scuola. Un attimo che sto vedendo se mi sfugge qualcosa. Una cosa ancora molto interessante è stata la presenza degli anziani italiani ai nostri corsi. Perché? Perché molte donne migranti che fanno le badanti, per poter frequentare le lezioni ci chiedevano di venire con i loro assistiti, per cui nelle nostre classi c'erano le badanti ma c'erano anche gli anziani che loro assistevano, anziani che poi diventavano insieme a noi dei maestri. Era un'esperienza molto interessante. E poi è arrivato purtroppo il Covid e questo bloccato. Noi oggi siamo ancora costretti a tenere chiusa la scuola per motivi evidenti, ma non ci siamo fermati, abbiamo continuato con corsi online,
con difficoltà molto grandi. Spiego, per gli stranieri, soprattutto per le donne straniere, l'unico mezzo che hanno è il cellulare e l'unica app che usano, o almeno quella che usano soprattutto, è WhatsApp. Per cui non è semplice riuscire a fare lezioni online. Io, per esempio, mi sono inventato un blog dove mando dei video con delle spiegazioni, mando gli esercizi che poi loro stampano, fanno e mi mandano per WhatsApp. Io li stampo, li correggo, li rimando per WhatsApp. Vi rendete conto delle difficoltà, ma nonostante questo, ancora oggi io riesco a avere delle classi. Faccio dei corsi sia a livello base, intermedio che avanzato, con una presenza di 20-25 persone a corso. E il quartiere, come il quartiere ha accolto i migranti, ma tutta anche la nostra esperienza? Beh, evidentemente, come è successo in tutti questi ultimi anni, con alti e bassi, anche con dei momenti di problemi anche abbastanza consistenti. Ma diciamo che la posizione del quartiere è sempre stata di rispetto nei nostri confronti e anche di appoggio. Per loro, per il quartiere, è un luogo dove comunque gli stranieri possono studiare, è un punto di un centro d'accoglienza, diciamo in questo modo, e al quartiere questo dà sicurezza. Oltretutto noi spesso facciamo feste, eventi, corsi vari anche per italiani, e questo ha sempre permesso di far incontrare residenti e stranieri, riuscendo a ottenere veramente un momento di crescita per entrambe le comunità. Sì. Andiamo verso la fine? Quanto ti manca? Basta, mi posso fermare così? Va bene. Allora, ti ringraziamo, abbiamo un po' necessità di recuperare un po' di tempo tecnico che abbiamo perso, però insomma anche molto chiara anche la conclusione, diciamo, del tuo intervento. Ricordiamo che si può interagire con domande sulle varie piattaforme Facebook. Proprio per questo, in attesa di eventuali domande anche ad Ugo Sestieri, torniamo un momento, stando sempre su Magliana, a Giulia Zitelli Conti, perché è arrivata una domanda, tra l'altro una domanda da una nostra ex relatrice che ha partecipato al convegno sul Pigneto della settimana scorsa. Molto interessante intervento di Giulia Zitelli Conti. Vorrei chiedere, se possibile, se oltre a questi collettivi e gruppi organizzati in comitati di zona erano presenti altri poli di aggregazione e lotta più direttamente legati ai partiti. Penso al PC su tutti. Se sì, se avevano la stessa influenza di quelli che lei ha citato. Allora, siamo dentro una grande vicenda che riguarda prevalentemente, non solo, ma prevalentemente la lotta per la casa e per i servizi, e proprio questa vicenda nel caso romano è stato uno dei grandi attrattori anche di socializzazione e di politicizzazione delle persone immigrate che venivano da fuori Roma. Attorno a queste organizzazioni effettivamente si è coagulato anche un senso in qualche modo di inserimento, diciamo, nella vita sociale della città, per chi evidentemente si affacciava comunque a questi quartieri e alla città in maniera naturalmente nuova, con tutto ciò che possiamo immaginare. Ecco, Giulia, che ci dici rispetto a questa domanda, brevemente ovviamente? Sì, no, intanto grazie della domanda, perché chiaramente per un po' per questioni di tempo ho tagliato molto, ma in realtà sì, certamente, cioè il PC era presente sin dall'inizio, aveva una sua sede in via Vaiano, a pochi metri tra l'altro dal centro di cultura proletaria, ed è rimasto in qualche modo lì fino a pochissimo tempo fa. Diciamo, l'attuale PD si è spostato proprio l'anno scorso, se non sbaglio, di sede, tra l'altro andando dall'altra parte della strada, però insomma più o meno è rimasta una presenza anche appunto con una sua continuità nella storia del quartiere, così come era presente il circolo, insomma una sede, una sezione del Partito Socialista Italiano in Viale Vico Pisano. Il Partito Socialista Italiano in particolare, diciamo a livello soprattutto comunale, ha avuto un ruolo proprio fondamentale, in particolare nella figura di Alberto Benzoni, che è stato vice sindaco di Roma, nella gestione finale della trattativa tra gli autoriduttori di Magliana e il Comune di Roma e le istituzioni in generale per l'acquisto
di una serie di appartamenti appunto negli anni 80. E, però diciamo per il periodo che ci siamo più di cui, su cui mi sono soffermata di più, per esempio ecco, il Partito Comunista Italiano fu attivissimo sin dall'inizio sulla questione del diritto allo studio dei bambini. Chiaramente Magliano, come tantissime altre periferie, allora era obbligata in qualche modo, vista la carenza di scuole e la grande presenza di bambini e ragazzi, a fare i doppi, tripli turni scolastici. Quindi il Partito Comunista Italiano si impegnò su questo, come si impegnò per esempio durante la crisi post-73 in una serie di pratiche come la spesa condivisa, per fare degli esempi. La stessa influenza è un po' difficile da valutare, però sicuramente fra le organizzazioni che ho citato prima e tutta anche una serie di circoli che erano invece della nuova sinistra, della sinistra extraparlamentare, che erano presenti tutti praticamente a Magliana, e in particolare aveva un ruolo molto importante, lotta continua sulla lotta per la casa, ma c'era anche il manifesto, c'è stata più avanti l'autonomia operaia, quindi veramente a Magliana c'era un po' tutta la sinistra extra e istituzionale, e fra di loro c'erano dei rapporti chiaramente, come a livello nazionale, anche di competizione e di conflittualità molto forti. Non so se ho risposto sì, un po'. Sicuramente sì, grazie, grazie Giulia. Poi tra l'altro ecco, anche questa vivacità si è sviluppata poi anche nelle lotte per la casa, che hanno coinvolto nell'ultimo ventennio anche i segmenti di immigrazione straniera, insomma, nel territorio. Quindi possiamo leggerla anche da questo punto di vista, questa vivacità comunque che ha espresso la zona di Magliana. A questo punto ringraziamo Giulia, ringraziamo Ugo, rispondiamo subito alla domanda di Anna Maria De Maio che ci chiede se abbiamo nei futuri incontri in programma qualcosa anche su Prima Valle e il Santa Maria della Pietà. Nel corso del 2021 abbiamo in programma un'iniziativa insieme alla Biblioteca Franco Basaglia, che ha sede proprio a Prima Valle, e quindi non sappiamo ancora se in presenza o se in forma online. Ci dedicheremo sicuramente anche alla zona di Prima Valle, quindi restate in attesa sui canali poi di biblioteche di future informazioni.